E adesso mi sento bene. Come state, belle gente? Giorno particolare quest'oggi, 10 marzo 2024. Sono esattamente le 19:25. E tutto va bene? Beh, questo programma di musica melodic di Pause è dedicato a Emanuele, un carissimo amico che un anno fa se n'è andato, e quindi mi sembra doveroso ricordarlo in questa maniera, anche con la musica che a lui piaceva molto, perché mi ha sempre detto: questa è la musica che metti tu, è una musica particolare, questa melodic di Pause.
quindi è un ricordo di un grande amico che non è più tra di noi, ma è dentro il nostro cuore, senza poi andare nei particolari, perché i particolari poi sono abbastanza pesanti, quindi ricordiamocelo come il suo sorriso, la sua anima e il suo modo di essere un, diciamo, una persona particolare, una persona che aveva un talento di quelli esagerati. Un saluto a Mario, a Rosanna e a tutti i figli di Emanuele che in questo momento forse staranno ascoltando il programma. Questa è una postazione provvisoria, sto a Radio Gaia Nicolassi, ossia dentro un bellissimo appartamento in quel di Frascati, e sono circondato da animali e quindi è bello così, la vita è anche questa, giustamente, e anche animale soprattutto. Continuiamo con della bella musica, Anima, e questo è un featuring di Susari, Brixen of Down, è un original mix uscito veramente poco tempo fa, a marzo dal letto proprio. Ma noi non ci fermiamo qui, continuiamo con della buona musica, mi raccomando, alzate il volume, ben sintonizzati. Lo facciamo entrare a tempo, perché poi alla fine, no? Siccome la musica è molto simile, la facciamo entrare a tempo, dai, ci siamo. Grande musica quest'oggi, sono esattamente le 19.27 fino alle una quarantacinquina di minuti e poi vi lascio, meglio così. Grande music qui, Radio Casa Nicolassi è entrato adesso. Alzate il volume, dai Emanu, ci siamo. 1, 2, 3, 4.
Che ecco, adesso si sente meglio la musica, che continua, non si ferma più. Allora, volevo fare un saluto particolare al grande Franco Bertini, grandissimo regista italiano, nonché ho l'onore di averlo come amico, e ha conosciuto anche il buon Manuel. Dovevamo fare delle cose insieme, poi è andata come è andata, ma comunque sia, alla fine l'abbiamo fatta le cose, dai. Siamo stati insieme e la vita continua, eh? Questa è una cosa che bisogna ricordare. Un saluto anche a Alessandro Gianluca Confuso, che si è sintonizzato con noi. Stiamo ascoltando Edoardo Monteiro con Ground, un brano molto molto bello, molto molto accattivante, molto preciso, diciamo, molto preciso. Un saluto a Cinzia che è entrata in questo momento, io sono in diretta sulla radio, non puoi passare perché se passi poi vieni vista, c'è una telecamera, quindi io vado avanti, facciamo entrare il prossimo piano piano, anche perché noi non andiamo di fretta. Sono esattamente le 19:33, mi raccomando, alzate il volume, al volume, che è la musica, ci penso io. Questa è Radio Casa Nicolassi, questa è Manu Dei. Un anno fa, insomma, se ne andava un nostro amico, e quindi mi sembra giusto ricordarlo.
la grande musica quest'oggi per ricordare un grande amico, un nostro amico, e volevo fare un saluto a un mio cuginastro direttamente da Ventimiglia, Francesco Vita, un abbraccio grande qui da Roma, Roma Frascati, perché qui poi siamo a Frascati, eh. Volevo fare un saluto anche a Luana Nicolassi e a Maurizio Iacarino che sono entrati in chat, insomma in visione più che altro. E stiamo ascoltando Legend World, questa è un stand mix molto molto bello, qui sempre su Radio Casa Nicolassi. La mattina diventa Radio Auto Nicolassi e adesso è Radio Gaia Nicolassi. Siamo a casa di una pappagalla molto bella che poi vi farò vedere dentro la musica. Ci siamo, quanti ricordi, quante cose potremmo dire in questo momento. Un saluto anche a Barbara, a Consuelo, a Valentina, a tutte le persone che hanno amato e voluto bene a questo amico che un anno fa ci ha lasciato. Andiamo avanti con la musica, perché è la musica, diciamo, la medicina per la vita, la medicina per tutte le malattie. Senza musica sarebbe un mondo silenzioso, troppo silenzioso. Noi continuiamo? Ma sì, andiamo anche a tempo, piano piano, così facciamo entrare le cose, perché noi siamo fatti in un certo modo. Questa è Radio Casa Nicolassi, mi raccomando, fate del bene, perché la trasgressione non sta nel far del male, la trasgressione sta a volersi bene, quello è importante, non dimentichiamolo mai. La grande musica qui su Radio Casa Nicolassi sta iniziando, eh? Noi andiamo in sintonia, in sync quest'oggi. E niente, noi continuiamo con della bella musica. Consuelo Musetti, un saluto, e stiamo vedendo tutte le persone che stanno entrando adesso in chat. E alzate il volume, che alla musica ci penso me.
ci siamo, eh? La grande musica quest'oggi, come sempre detto fino adesso, sono esattamente le 19.46. Il brano che stiamo ascoltando è un brano molto 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 di impatto, morbido anche, vi fa volare, vi fa sentire insomma in un'altra dimensione che non è poi la dimensione che viviamo tutti i giorni, perché comunque sono questi voli pindarici che facciamo quando ci stacchiamo un attimo dalla realtà. E lui è Namor, Brush the Dust of the Your Soul, un brano di quelli proprio che entrano dentro l'anima, infatti lo dice proprio il titolo. Volevo fare un saluto a tutte le persone che in questo momento si sono sintonizzate con Radio Casa Nicolassi in questo Manu Day, che si chiama, quindi un ricordo a Emanuele, che insomma abbiamo parlato anche prima, insomma chi l'ha conosciuto, era una persona veramente deliziosa, una persona simpaticissima, con tutti i pro e i contro che abbiamo poi tutti nel mondo, no? Però una persona che comunque rientra nell'aspetto della creatività, perché era veramente un fenomeno in tutti i campi. Ma noi andiamo avanti con la musica per ricordarlo, un altro brano di quelli proprio che non ti lasciano. Questo è un mostro sacro della melodic deep house. Io lo adoro perché lui è Shingo Nakamura. Questo è l'ultimo brano suo, è un extend abbastanza bello, si chiama Prism. Vabbè, almeno vediamo tutti i colori, dai. Dentro la musica, fuori il silenzio, groovin'.
siamo in diretta, grande Shingo Nakamura, Prisma o Prism, come vi pare, il Prisma, insomma, no? La grande musica quest'oggi qui a Radio Gaia Nicolassi, che è importante, Radio Casa Nicolassi. Siamo in altri 3-4 brani e poi ci lasciamo. Un saluto a tutte le persone che sono sintonizzate, che vedo, insomma, che cominciano a mettere i cuori. E beh, insomma, cuori ci sta, eh? Il cuore c'è, mi sembra il minimo. Abbiamo fatto rientrare un altro brano così al volo, un brano di quelli proprio molto molto belli. Lasciamo Shingo Nakamura, lasciamo la grande musica quest'oggi, 10 marzo 2024, e siamo qui per ricordare un nostro amico, tutte le persone che, insomma, che intervengono nella visualizzazione, che comunque ci sono, ci stanno dietro, ci stanno perché è importante, ci sono dietro più che altro, e mi fanno piacere, insomma, fa piacere, ecco. Ci sono, ho avuto un attimo di confusione letteraria dentro la musica. Mi raccomando, alzate il volume, perché questa è la musica che piaceva anche a Manu e io la sto proponendo per voi quest'oggi, in una giornata abbastanza triste, però noi cerchiamo di renderla più normale possibile con la musica bella, dai. Dentro la musica, alzate il volume.
straordinaria che sto vedendo. Sto dietro di me, c'è un gatto che sta facendo veramente manicure, pedicure, eh? Si sta lavando tutto, insomma. Un saluto a Caterina Grossi e a Riccardo Barbati, mio cuginetto direttamente da Montesilvano, e soprattutto Anacleta. Anacleta che sta vicino a me, ossia la buona Cinzia D'Argiola, mi è venuto Silvia, che sta vivendo un periodo, diciamo, bello e brutto nello stesso tempo, insomma sta vivendo un periodo. Questo è Sirius, ve lo ricordate, l'Amparson Project, beh. Clap Codex Bootleg, questa è la grande musica, questa è Radio Casa Nicolassica. Che devi fare? Che devi fare? Ricordiamo il nostro carissimo Manuel e a tutte le persone che l'hanno conosciuto un abbraccio grande nel ricordo di questa straordinaria persona. Ma io continuo con la musica, perché comunque non ci fermiamo davanti a Sirius, che poi è un pianeta pesante, no? Ecco. Avete già sentito dalla prima nota che potrebbe accadere qualcosa? Alzo anche la music. Ma è tutta una postazione volante. Abbiamo cercato di creare una radio. Possiamo fare radio dappertutto, in tutto il mondo. C'è Cinzia che mi guarda con degli occhi incredibili. Ha delle sopracciglia che infatti meravigliose, non si sa da dove vengono, da qualche posto verranno, insomma. Vabbè, vi lascio la grande musica. Questa è di cuore, eh? Questa è molto heart. E anche mine. Allora, alzate il volume, avete sentito che non sono solo. Dentro la musica, fuori il silenzio. Thank you.
ormai la conoscete in tutte le salse possibili e immaginabili. Children, Robert Miles, questo è un RHT remix, quindi proprio fresco fresco. Ne avranno fatti penso più di 300-400 di remix di Children, brano memorabile, storico, è impossibile dimenticarlo qui al Mano Dei. Dai che siamo alle 8, alle 20.05, e come facevano una volta, no? Facciamo entrare la prossima. Come si faceva tanti anni fa, passava uno col campanaccio in giro, con questo campanaccio, e diceva: sono le 8, anzi le 20.05, e tutto va bene. Perché comunque in agguato c'erano sempre problematiche un po' di anni fa, come adesso poi alla fine. Un saluto a Max Baciarello e a Riccardo Barbati, a mio cugino, che mi dice che la mia lista, insomma, è una bella lista, una bella musica. E questa che sto mettendo è una canzone storica, molto molto ballabile, una di quelle proprio che non ti fermi più, eh? Quindi alzate il volume che abbiamo altri 10 minuti grosso modo e poi saluti. Questo è dedicato a lui, a Manu, che sta sempre nei nostri cuori. 1, 2, 3, 4.
la storia della grande musica. Hey Donna Summer, I Feel Love, diciamo che è quella che ha ideato insieme ai grandi costruttori musicali, ossia i grandi scienziati, ingegneri della musica, questo suono meraviglioso che ci portiamo ormai dietro da un po' di anni, tantissimi anni. Siamo arrivati ai saluti, ragazzi miei. Ormai diciamo che per ricordare questa bella persona, ossia Manuel Costa, come si faceva a chiamare, abbiamo cercato insomma di... ho cercato io di fare un omaggio a una persona che sta nel cuore di tante altre persone, quindi, oltre che soprattutto al mio. Volevo fare un saluto a Mario, a Rosanna, a Veronica, a tutta la famiglia, a Barbara, a tutte le persone che in questo momento stanno ricordando questa giornata in ricordo di Emanuele. Siamo arrivati alla fine, i saluti. Vi lascio con una canzone che chiaramente un po' ridisegna, no? Ridisegna il suo percorso. Sempre Deep House, rivista, rivisitata, remixata. Vi lascio con Hans Zimmer, The Gladiator. E almeno un saluto a tutte le persone che non ci sono più, e insomma noi ne abbiamo tante, in particolare a mia madre e a tutte le persone che comunque seguono la vita, anche perché la vita ha un inizio e una fine, no? Quindi tutti quanti poi ci rincontreremo, chi prima chi dopo. E quindi niente, vi saluto, un bacio grandissimo a Emanuele, e magari da là stai sorridendo, il tuo sorriso insomma è una cosa che rimane nei nostri occhi e nel nostro cuore. Un abbraccio, ciao da Alessandro Nicolassi, è stato un piacere stare con voi. Vi lascio con Il Gladiatore. Un saluto a tutte le persone che sono intervenute, che mandano cuori, e poi potrete riascoltare la trasmissione quando volete anche su YouTube nel canale Radio Casa Nicolassi. Vi lascio al Gladiatore. Ciao a tutti, da Alessandro Nicolassi.